Ma ciao a tutti, oggi parleremo di animali, e vai cavolo, a me piace troppo parlare di animali, spero anche a voi, ma voglio vedere se resistete a questa classifica. Andremo a vedere gli animali dalla forma più strana mai vista nel mondo, esseri che forse sono usciti da un laboratorio chimico, infatti alcuni sono veramente bruttini. Ehi, lo so, io non sono bellissimo direte, ma questi animali, beh, lascerò giudicare a voi. Vi dico solo che a fare la top ho fatto un po' di fatica. Ma non tutti sono così brutti. Alcuni, proprio per le forme strane, mi sono piaciuti. Come il primo in classifica, che spero vedrete. Prima però vi ricordo di passare assolutamente dal canale Telegram ufficiale di sconti per trovare tanti errori di prezzo di Amazon e tanti altri siti web. In questo modo potrete risparmiare tantissimi soldi ogni mese per mettervi così la PS5 che spero venga annunciata presto. Ma questa è un'altra storia di gaming. Se siete pronti, seduraiati, partiamo! Numero 10, il pesce pipistrello dalle labbra rosse. Wow, partiamo proprio alla grande con questo essere che sembra una donna di facili costumi. Il pesce pipistrello dalle labbra rosse è un animale acquatico noto per la sua forma stravagante e le sue vistose labbra cremisi. Un'altra cosa insolita è che sa nuotare, ma preferisce strisciare nelle sabbie. È presente solo in Ecuador e in Perù. Può raggiungere una lunghezza massima compresa tra i 20 e i 40 cm. Ha una forma triangolare che lo fa sembrare leggermente schiacciato e quindi gli dà un aspetto ancora più ansioso. Non so come spiegarlo, ma sembra anche una madre quando vorrebbe sgridare un figlio tutto il giorno, ma non può perché ormai ha superato i 26 anni. È carnivoro e si nutre di altri piccoli pesci. E non è a rischio estinzione, voglio vedere chi ha il coraggio di provocarlo. Numero 9, pesce tigre Golia. Che nome imponente, proprio come il pesce che vedremo ora, da cui è anche meglio tenere le distanze. Non perché somiglia a una madre isterica come per il pesce precedente, ma per altri motivi. Nei film spesso possiamo vedere creature terrificanti che da semplici pesci diventano il nostro peggior incubo. Beh, vi dirò una cosa, a volte nella realtà sono anche peggio. Diffuso per lo più nelle acque dolci di grandi laghi e fiumi africani di Tanzania, possiede 32 denti che sono di dimensioni simili a quelle di un grande squalo bianco ed è stato dimostrato che attacca gli esseri umani e persino i coccodrilli. Quindi avrete capito che di coraggio e di rabbia ne ha da vendere. Raggiunge una lunghezza massima di 133 cm per 50 kg di peso. Ed è in questa classifica perché quando non apre la bocca sembra quasi un pesce normale. Quasi, ho detto. Ma appena mostra i denti assume delle forme, come dire, mascellari davvero inquietanti e strane. Il mio consiglio è non ci provate nemmeno a cercarlo da qualche parte. Lasciamo siano i film a spaventarci. Numero 8, il Tenrec striato di pianura. L'ho messo in questa top per via dello strano aspetto. Lungo dai 25 ai 40 cm assomiglia a un riccio perché ha il corpo ricoperto da più strati di aculei di color giallo acceso. Si trova in foreste tropicali di pianura pioggia, nelle zone settentrionali e orientali del Madagascar. Si possono trovare anche scavando nel sottosuolo. È il solo mammifero che comunica per stridulazione, cioè sfrega alcune parti del corpo per produrre suoni. Davvero inusuale, cosa che di solito fanno i serpenti. Tranquilli, non è pericoloso per l'essere umano, se ne trovate uno potete anche non correre e chiedere aiuto come al solito. Si nutre per lo più di lombrichi. Numero 7, scolopendra gigante. Wow, questo è sicuramente uno dei peggiori, e io cercherò in tutta la mia life di starci lontano. Eccovi uno dei più grandi centopiedi del genere scolopendra, con una lunghezza fino a 30 cm. Può essere trovato fortunatamente in varie zone del Sud America, a meno che qualcuno non decida di portarselo in valigia nei nostri paesi. Ma non credo, visto che è velenoso. È molto potente, ma la dose iniettata da un morso non è sufficiente ad uccidere una persona. Solo un caso di morte è stato documentato, dove un bambino di soli 4 anni aveva perso la vita. Agisce sulla frequenza cardiaca, sulla respirazione e sui muscoli, quindi vuol dire una brutta paralisi. Si può rischiare la vita solo se si è allergici alle tossine del suo veleno. Può provocare sintomi come un forte dolore, necrosi, febbre, brividi, gonfiore e debolezza. Volete altri motivi per starci lontani? Non credo proprio. Quindi la prossima volta che vedete un essere così, ecco, chiamate vostra madre con una ciabatta, quella può fare anche estinguere un'intera specie volendo. Numero 6, Glaucus atlanticus. Sembra il nome di un leggendario drago divino che può essere evocato soltanto se tutte le carte trappola in campo sono state distrutte, e in effetti è proprio così. No, non la parte su Yu-Gi-Oh, ma quella sul drago. È chiamato drago blu per via della sua inusuale forma, ma non della grandezza visto che è piccolissimo. Varia con misure che vanno dai 3 ai 5 cm massime.
Pare che questa specie viva negli oceani di tutto il mondo, principalmente nelle acque temperate tropicali. Sono molluschi al pari delle lumache. La particolarità sta anche nel modo in cui nuota questo animale, cioè a pancia in su, perché ha una sacca che gli consente di stare a galla proprio dentro la pancia, ma è l'incubo di ogni bannino che si rispetti. Ha un sistema difensivo unico, con un solo morso può provocare un dolore fortissimo, che può persino portare allo svenimento. Mai provocare i piccoletti, ricordatevelo, sono i peggiori. La cosa assurda che lo rende unico è che riesce a utilizzare il veleno degli altri animali. Infatti non ingerisce il loro liquido, ma riesce a riutilizzarlo per altre cacce. In questo caso, anche se vi sembrano carini e coccolosi, lasciateli stare, non toccateli nemmeno per scherzo. Numero 5. Falena barboncino. In effetti sembra anche adorabile dopo che lo si fissa un paio di ore, credo. Questo è forse uno degli animali più misteriosi e strani mai visti, con una forma quasi aliena. Perché è misteriosa? Beh, ascoltate bene la sua storia. È una specie nuovissima, scoperta in Venezuela nel 2009. Il suo corpo appare rivestito da un vero e proprio piccolo manto di pelliccia, dal colore candido e dall'aspetto molto morbido, che ricorda immediatamente il pelo di un barboncino. La specie è stata fotografata per la prima volta da parte del dottor Arthur Anker. Non esistono video, ma solo una foto. Molti la confondono con il Bombyx mori, un'altra falena davvero incredibile dall'aspetto, ma non c'entra niente. Dopo quell'unica foto non è mai stata rivista e alcuni pensano addirittura sia stata un'immagine fake, come tante, su internet. Sarà così? O esiste davvero, ma ci sono così poche specie in giro che diventa impossibile da rilevare? Prima di continuare, ecco un piccolo quiz, direttamente dal mio canale TikTok. A che film si riferisce questa sequenza di emoji? A. Anastasia, B. Jack Frost, C. Frozen. Scrivete soltanto sotto il commento in primo piano che metterò con la scritta quiz. E se siete ancora seduraiati come si deve, continuiamo questa strana e a volte spaventosa top. PS, le magliette sono quasi pronte dopo tanta attesa. Lo so, vi chiedo scusa. Numero 4. Il pesce pacu. Questo essere comprende una serie di pesci con una dentatura molto umana e terrificante, da cui dovete assolutamente stare lontani. Perché a quanto pare gli piace mordere specialmente, non so come dirlo, le parti intime dei maschi. Solitamente si trova nelle acque del fiume Orinoco, in Amazzonia, ma è stato anche avvistato nelle zone dello stretto che separa la Svezia dalla Danimarca, segnalandone la presenza anche nelle acque europee. Che cavolo, non puoi più scendere in mare ormai, o ti avvelenano o ti staccano i cor... Allora, misurano un massimo di un metro con un peso di 40 kg. Gli esemplari pescati finora erano sempre molto piccoli, dai 20 ai 50 cm, non per questo con un morso meno pericoloso. Di per sé non attaccano gli umani, ma se hanno la luna storta potrebbero farvi diventare voci bianche di un coro senza problemi. Quindi se non siete interessati a diventare cantanti, non toccateli per sicurezza, si sa mai. Numero 3. Isopodo gigante. O meglio conosciuto come l'essere del demonio, cioè guardatelo, cioè... Ma cerco un attimo di ricompormi e spiegare bene di cosa stiamo parlando. Questi isopodi possono raggiungere una grandezza che va dai 20 ai 50 cm, con il più grande mai pescato che superava i 76. Immaginate che terrore vederlo. Furono scoperti sui fondali marini nel 1879. E fu anche una delle scoperte più incredibili mai fatte all'epoca, perché la gente cominciava a pensare che non esistesse niente in fondo al mare, come ai tempi di oggi dove alcuni pensano non esista niente nello spazio. Ma questa è un'altra storia. Comunque sia, si trovano nelle acque fredde e profonde degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. Sono degli importanti spazzini che si occupano di liberare le acque dai cadaveri di animali morti. Possono mangiarsi anche un'intera balena. Un isopode gigante è stato una volta filmato mentre attaccava un pesce cane intrappolato in una trappola di profondità, aggrappandosi sopra e mangiando la sua faccia. Peggio di un film horror. Stateci lontani, ma la vedo dura un incontro con questi esseri. Ultime parole famose. Numero 2. Saiga tatarica. Eccovi una bellissima antilope, mica tanto, dal muso molto, come dire, interessante. Questa antilope vive solamente in poche aree della Kalmukia, Russia, del Kazakistan e della Mongolia occidentale. Un tempo aveva molti più habitat, ma sfortunatamente ci sono sempre meno specie. Misura generalmente dai 60 agli 80 cm al garrese e pesa 36-63 kg. Vive circa 10 anni, ma non è per questo che stanno scomparendo, bensì a causa dei valori che hanno nella medicina tradizionale cinese. I bracconieri vendono la loro carne a prezzi altissimi, con poteri curativi che nemmeno il fagiolo di Balzara, a quanto pare. È facilmente riconoscibile per la sua insolita struttura nasale, grande e flessibile.
Questo muso in inverno aiuta a riscaldare l'aria e in estate a filtrare la polvere. Esatto, un termosifone con un filtro. Utilissimo in casa, non sono pericolosi per l'essere umano, semmai il contrario. Ho notato che moltissime volte siamo noi esseri umani a essere molto pericolosi per altre specie. Prima di concludere, ecco la risposta al quiz. Ebbene, parliamo di Frozen, quel magico film Disney che ci insegna l'importanza dell'amore tra fratelli e sorelle, e non racconta soltanto della solita storia di una relazione tra le solite principesse e i soliti principi. Numero 1. Il ragno Clessidra. Uno dei ragni più rari e unici al mondo, con una forma talmente strana da farlo sembrare un artefatto Maya. Nella Cina sud-occidentale, un agricoltore ne ha trovato uno, che è quasi impossibile da rilevare. Negli ultimi 15 anni solo 6 sono stati visti. È caratterizzato da un addome tronco, la cui forma cambia di specie in specie. Ne esistono quindi solo 6 esemplari con 6 disegni diversi. Sono infatti dei ragni scavatori. Questo significa che essi vivono principalmente al di sotto dei campi coltivati e trascorrono quindi la maggior parte del tempo nascosti. Insomma, gli hikikomori dei ragni. Sono alquanto misteriosi, visto che sono nominati in un antichissimo dizionario cinese, scritto tra il IV e il V secolo avanti Cristo, chiamato Erya. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in questo caso lasciate un bel mi piacione e noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.